questi giorni, ho trovato regolarmente delle macchine. Poi ce n'è una e ne attira altre, a volte sono anche due o tre. L'altezza della zona dove sono affissi le comunicazioni manifesti molto alte, soprattutto. Grazie consigliere, e quindi prendiamo atto della insoddisfazione. Numero 5, all'ordine del giorno, numero 4, scusa. Interrogazione presentata al gruppo consigliare Tupera Pissola, contessore sindaco, oggetto, condizione della spiaggia libera attrezzata. La giusta consigliere Vivo. Grazie, buonasera. Innovazione in senso del vigente regolamento comunale, progetto condizioni spiaggia libera. Con la presente siamo a richiedere quali danni abbia provocato l'ultima violenta mareggiata alle strutture della spiaggia libera attrezzata. Siamo altresì a richiedere se la struttura principale è rimovibile e pertanto se dovrebbe essere rimossa al termine della stagione estiva. Siamo infine a richiedere indicazioni degli interventi effettuati dal soggetto privato che è in gestione dell'attività per tutelare i beni oggetto del contratto. Grazie. Il collassore Calabria. Buonasera. Allora, a seguito della mareggiata del 1° di gennaio, l'ufficio competente per la materia, ovvero l'ufficio demanio del comune, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo, una prima stima dei danni della mareggiata che ammontano sommariamente a circa 53.000 euro. Per questa cifra è stata fatta una richiesta alla regione di richiesta danni, in particolare è stata fatta richiesta al settore protezione civile della regione Liguria in data 20 gennaio 2010. Questi danni si riferiscono sia al locale bar che è stato diverso e disarcionato dai pali su cui era collegato, sia la rotonda stessa, chiaramente le attrezzature all'interno del bar, che però non erano tutte di proprietà del comune, quindi per lo più di proprietà degli esercenti, sono state danneggiate, ma sono state anche danneggiate gli infissi e la porta del locale, il magazzino che è sottostante, diciamo, la parte dei gradoni sulla passeggiata, ossia dove ci sono i servizi. Noi abbiamo intenzione di in realtà per il futuro, non per quest'anno ma per il prossimo anno, avremo intenzione di fare degli interventi un po' più sostanziali a questa struttura, in quanto si renderebbe possibile anche l'utilizzo dell'accesso per i mezzi che al momento è interdetto perché è stato spostato locale bar da dove era stato messo all'inizio più verso destra, quindi non è più possibile utilizzare quell'accesso, quella rampa di accesso per i mezzi pesanti che servirebbe per eventuali lavori sulla spiaggia e che ci chiedono sempre i bagni marini. Per cui per quest'anno, vista anche il mese in cui ci troviamo, non è possibile fare dei cambiamenti radicali. Noi abbiamo intenzione di fare delle operazioni di ripristino e per questo stiamo valutando dei preventivi di lavori. Poi per quanto riguarda invece il fatto che dovesse essere o meno smontate le parti rimovibili della struttura, in realtà in sede di gara il gestore si era assunto l'onere di mantenere aperta la struttura in oggetto per tutto l'inverno fino ai terrazzi, come è possibile dal piano del demanio che abbiamo approvato in questa sede. E in particolare loro si erano impegnati a tenere aperto nel mese di ottobre tutti i sabati e domeniche, tutti i sabati e domeniche da novembre a febbraio e a decorrere dal 1° marzo tutti i giorni fino ad aprile. E quindi non doveva essere smontato. Da quando è successa la mareggiata fino ad oggi noi abbiamo provveduto a recintare con il nastro bianco e rosso l'area per garantire la sicurezza di eventuali cittadini che transitassero in quell'area e gli esercenti hanno tolto tutti gli arredi all'interno del locale bar che in questo momento è vuoto. Grazie. Prego, consigliere.
giorni lo certificheremo.